Compenso ero arrivato venerdì scorso alla conferenza stampa, quindi ero in anticipo di una settimana. Vieni di qua. Quindi ho fatto un po' meglio, ma io ho i testimoni. Allora sì, a un certo punto Turetta ci ha posto il problema di che fare, insomma, per variare un po' anche il menù della mostra di Boldini alla Reggia di Veneria, e a me è venuto in mente che le donne boldiniane sono di fatto le grandi divine del cinema, che tra l'altro è stato un grande momento della storia del cinema a Torino, su il massimo splendore è negli anni 10. E quindi abbiamo chiesto anche la collaborazione del Museo del Cinema, i materiali sono del Museo del Cinema e la rielaborazione è stata nostra, e abbiamo costruito una piccola integrazione sia con delle immagini fotografiche, scegliendo 5, potremmo dire come si usa dire oggi, icone del cinema, ma anche in qualche caso in due casi del teatro. Nel cinema abbiamo scelto le 3 massime star dell'epoca, che erano Francesca Bertini, Pina Menichelli e la Borrelli. E addirittura pensate che la Borrelli parla Gramsci, che a un certo punto recensisce la Borrelli a teatro, dicendo che quando si guarda la Borrelli la cosa che viene in mente è il sesso, per restare insieme. Gramsci, immaginate Gramsci, era proprio allargato. Poi abbiamo dal punto di vista delle immagini fotografiche c'è anche Lina Cavalieri e Eleonora Duse, che erano le altre due grandi icone. Eleonora Duse fa un film solo, a dire il vero, che è eccetera, però ovviamente non spiegare chi è Eleonora Duse rispetto all'immaginario dello spettacolo, non soltanto dell'epoca. Lina Cavalieri era la grande star del Café Chantant, che era un'altra forma, diciamo, molto boldiniana. Grandi star del Café Chantant erano comunque appigliate come donne boldiniane. Ancora una battuta, qual è la differenza tra i ritratti di Boldini e come quel che si vede delle star al cinema? In fondo i ritratti, cioè Boldini viene un po' prima, quindi la Belle Époque è in epoca piena. Il cinema invece, il cinema delle star comincia l'epoca d'oro sugli anni 10, è un po' dopo. E quindi si sente già in qualche modo il clima è presente la guerra mondiale. Infatti l'iconografia, se noi dovessimo dire a cosa assomiglia l'iconografia delle grandi star del cinema, assomiglia un po' all'iconografia dei cimiteri, cioè nel senso che all'interpretazione del Liberty che dà la statuaria dei cimiteri, queste donne appese alle tende che esprimono un forte sentimento. Sono per esempio nel cimitero vecchio di Torino, è molto significativo da questo punto di vista. Mentre invece le donne boldiniane sono più piene di gioia di vita. In ogni caso sono due aspetti che prendono. Anche il cinema, è come l'arte di Boldini, è un'arte femminile. Anche il cinema, a parte quelle che sono poi le costruzioni spettacolari, cioè Capieri, insomma i grandi film storici, è un'arte molto femminile, cioè le star erano femminili all'epoca, le star maschili, cioè c'erano anche gli attori, ma erano molto meno significativi. Dunque siamo stati molto contenti di essere chiamati a collaborare.